Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale nuovamente con GTA 5, come potete vedere. Ho rubato questa macchina e sono ritornato a prendere la mia perché dopo l'ultima avventura, diciamo così, ma l'avevo distrutta, demolita, quindi ho dovuto chiamare l'assicurazione che me l'abbiano rifatta nuova, riportata tutto quanto. Quindi adesso possiamo partire di nuovo con la nostra scalata verso i piani alti della malavita di Los Santos. Io cercherei subito un'attività e vediamo subito di fare magari un'altra missione o comunque qualche attività carina da fare tutti insieme. E vediamo se c'è anche dell'altro. Dunque, qua sono tutte le gare che si possono fare, però io le gare non le farei. Vorrei magari vedere se c'è un'altra missione, però sono solo sempre queste tre. Vabbè, cominciamo magari ad andare a cercare se qua vicino c'è un negozietto da rapinare. Facciamoci questo, così cominciamo a farci questo. La radio rompe un po' le palle, quindi allora dove cazzo è il negozio? Era quello là. Quindi prontamente lasciamo la nostra macchina qui, perché ci serve per la fuga bella pronta. Noi entriamo da questo qui. Lo secchiamo, pronti via. Abbiamo già 3 stelle, quindi soldi li abbiamo già presi, quindi prontamente vediamo di allontanarci perché siamo già con la nostra mitica muscle car, la Gauntlet. Viene già subito la pula alle calcagna. C'è già anche l'elicottero perché 3 stelle, abbiamo freddato un uomo proprio di prepotenza. Se continuiamo così forse riusciamo a seminarli per le vie di Los Santos. Infatti stiamo già seminando la polizia, questo direi che è un bene perché ci dà sempre molto fastidio. Freno a leva direi da manuale, ma perché non vi levate mai dai coglioni? Allora, qua sotto c'è un altro giocatore, vediamo se riusciamo magari ad andarlo a pinzare, che possiamo dargli un po' di fastidio, vediamo di attaccarci un po' con qualcuno, che di sicuro ci faranno il culo, però. Testiamo anche la potenza del nostro veicolo, poi magari sicuramente quello avrà un macchinone che a metà basta. Andiamo all'inseguimento, vediamo subito. Vabbè, lo vediamo laggiù. Levati dalle palle, ma ti levi dai coglioni! Cretino maledetto! Via, via! Chissà se quello là intanto si è accorto che lo stiamo seguendo. Forse puntata un po' di cazzeggio, ma vediamo, siamo praticamente a stecca, lo vediamo, ma da prendere penso sia difficile perché mi sembra una macchina che viaggia abbastanza
veloce, molto di più della mia. Vediamo di passare qua in mezzo, sbagliamo subito. Mi sa che dovremmo lasciarlo andare, perché è davvero un tipo tosto. Allora, bel colpo, abbiamo detto, siamo mezzi spaccati la macchina, questo ci taglia la strada bellamente. Intanto direi che quello là è definitivamente è scappato. Direi che l'abbiamo perso. Ci siamo demoliti tutta la macchina, a questo punto vedendolo laggiù io proverei a tagliare di qua, vediamo se riusciamo a prenderlo. La mia povera macchina, mi costerà un casino metterla a posto. Vabbè, ormai se n'è andato, dovrebbe anche essere uscito. Pazienza. Allora, proviamo, visto che siamo qui, a customizzarci un po' la macchina. Magari abbiamo qualche soldino e vediamo se riusciamo a cominciare a potenziarci un po'. Il nostro mezzo. Però visto che la strada è un po' lunga, io magari taglio e ci vediamo direttamente allo Santos Custom. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci bene, tornati ragazzi, finalmente. Naturalmente ho scelto lo Santos Custom più lontano che c'era sulla faccia della terra, quindi adesso entriamo un attimo, vediamo se riusciamo a potenziarci un attimino almeno il motore, perché qua costa tutto un casino. Già mi chiederanno una sberla per riparare la macchina, $400, vabbè. Vediamo di mettermi, i motori sono tutti bloccati, non posso mettermi niente. Verniciature, no, vendi, non voglio vendere, se no proviamo il turbo, magari un turbo, niente, non posso neanche mettermi, posso mettermi niente, trasmissioni zero, posso cambiare la verniciatura, nemmeno i fari posso cambiare, il clacson, ma non me ne frega niente, gli esplosivi, non posso fare assolutamente nulla, quindi direi che ho fatto un giro, posso oscurarmi i finestrini volendo, metterli in nero puro, ma costano $10,000, io sinceramente lascerei perdere, quindi l'abbiamo proprio solo riparata e ce la teniamo ancora un po' così. Adesso allora proviamo davvero a cercare un'attività che magari ci paghi. Allora, vediamo un po'. Attività, riattività, create da Rockstar, vediamo un po' se c'è qualcosa che possano. Allora, missione, vedete che ci sono sempre i soliti. Questa è quella che abbiamo fatto nella puntata scorsa, c'è colpo al molo che possiamo provare a fare. Proviamo a fare questa. Proviamo a fare questa che è colpo al molo, vediamo quanto ci pagano. Allora, visto che sono scandaloso, proviamo a mettere difficoltà facile e vediamo subito di iniziare. Vediamo dove ci porta. Colpo al molo. Ok, ruba la metanfetamina, benissimo, quindi dobbiamo dirigerci al molo e rubare le metanfetamine. Non capisco perché, ma in
quando si entra in missione non, non mi dà la maschera. Comunque adesso io proporrei di fare velocemente questa missione, saliamo dall'altra parte perché noi siamo sfigati, e poi magari provare a rubare qualche macchina per venderla. Allora, intanto sulla mappa mettiamoci il marker, perché sicuramente, ecco, dall'altra parte della città. Comunque, lasciamolo lì e via. Proviamo a partire subito andando verso la missione. Quindi ci sarà sicuramente da rubare e da scappare. Quindi anche in questo caso, io, visto che la strada è bella lunga, direi che ci vediamo direttamente sulla zona del colpo. Quindi appena sarò in zona per l'anfetamina da rubare, ci risentiremo. Ok, bene ragazzi, ecco, ci siamo di nuovo ritornati, siamo in zona del colpo. Noi dobbiamo entrare qui sotto, perché come vedete qui c'è la banda a cui dobbiamo rubare la metanfetamina, che è quel pallino blu, verde, cazzo dico. Però passerei dall'altra parte lasciando lì la macchina, così ce l'ho già pronta per la fuga per dopo. Così io entro di qua, esco di là, ho già la macchina pronta, che comunque dopo averla aggiustata l'ho già demolita tutta. Armi, mio fucile a pompa, e comunque con questi pochi soldi non posso comprarmi proprio un cazzo, quindi ho proprio bisogno di avere tanti 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 soldi. Quindi se avete dei consigli da darmi, per favore datemeli, perché qua, allora, qui c'è un tipo lì, io proverei a mettermi da questa parte qua. Eccolo qua. Bene, qua c'è la banda, quindi subito fuori. Cazzo, qui ce ne sono davvero tanti. Se ne stiamo facendo fuori qualcuno, non penso, perché sto mirando a Mus. Ok, via. Col fucile a pompa si one shotta qua. Si comincia a comandare allo Santos. Anche se mi stanno facendo un culo della Madonna, perché... quello l'abbiamo centrato. Fuori un altro. Eccolo qua. Porca merda. Questi mi stanno veramente massacrando. Ok, fuori un altro. Porca puttana. Non riesco proprio a centrarli. Allora, cambiamo arma, proviamo a prenderla Uzi. Fuori un altro. Fuori un altro ancora. Con la Uzi si va decisamente meglio. C'è ancora gente. Ma noi siamo duri. Noi siamo davvero duri e avremo la meglio. Voilà. Finalmente l'abbiamo tolto anche lui. Ripariamoci qua perché ci stanno aprendo il culo. Deve esserci ancora qualcuno che ci può dare fastidio. E noi di vita ne abbiamo davvero poca. Eccolo là.
Ok, riforniamoci anche di questi soldi che la gente perde. Ok, abbiamo anche il pacco. Io direi di passare di qua, perché qua ci sono tutti questi soldini che non fanno mai male, anche se non sono molti. Li abbiamo presi di qua, doveva esserci la mia, eccola qua, come previsto, la mia muscle pronta per la fuga via sabbia, quindi scappiamo pure, anche se avendoli fatti fuori tutti diciamo che non c'è nessuno che ci può dare troppo fastidio, però adesso ci stampiamo negli alberi così i nostri 400 dollari di spese per aver messo a posto la macchina li abbiamo buttati nel cesso, ma noi ce ne frega il cazzo, tanto li ne prenderemo ancora. Adesso, come dicevo, siamo a portare ma levatevi, non vedete che ho fretta, siamo a portare il pacco, diciamo, al nostro commissionario, quindi a Gerald, che ci ha commissionato il colpo, e poi proveremo a rubare qualche macchina, provare a portarla allo Santos Custom e vedere se vendendole ci danno qualcosa, anche perché abbiamo proprio bisogno di soldi, magari vendendo una macchina, magari di qualcuna, quella un po' più, diciamo, costose. Merda, ho sbagliato strada. Di quelle costose magari viene pagata bene e riusciamo a farci dei bei soldini, che sono sempre comodi. Allora, un po' di musica che non ci sta mai male. Intanto siamo quasi arrivati. Dovrei girare qui. Direi che ci siamo. Ok. Siamo arrivati a casa del nostro, a casa di Gerald, che ci ha commissionato il colpo. Eccoci qua, missione completata. Nice. Now keep your mouth shut about me, you hear? Sì, ma pagami, stronzo. $8,500, mica male. Saliamo di rango 9. Cominciamo comunque, continuiamo la scalata, come dicevamo le volte scorse. Quindi, visto che comunque è già una mezz'oretta che sto registrando, io mi fermerei qui, perché sennò facciamo una puntata davvero troppo lunga, quindi magari quelle macchine me le rubo un attimino per i fatti miei. Io, come sempre, rinnovo le mie richieste, se volete, quindi lasciate like al video, commentate, iscrivetevi al canale, lasciatemi dei commenti con dei consigli su come crescere magari più velocemente su questo capitolo. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.